Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Ritorno con un video dedicato ai prodotti finiti, ma questa volta affonderò due tipologie di video, cioè i finiti e i promossi e bocciati. Quindi vi farò vedere due prodotti per ogni tipologia, quindi viso, corpo, capelli, make-up e anche ciclo mestruale. E vi farò vedere due prodotti finiti e vi dirò quale ho promosso e quale ho bocciato, in modo da rendere ancora un po' più frizzantina questa rubrica dei prodotti finiti che non ce la faccio più, cioè mancano ancora tantissime cose, non so come cosa mi inventerò per fare il prossimo video dei prodotti finiti. Allora, parto subito al prodotti capelli, visto che l'ultimo video era dedicato ai capelli e ho dimenticato come sempre delle cose. Allora, ho terminato, abbiamo terminato perché abbiamo usato veramente tutti quanti qua a casa lo shampoo erboristico con miele vegetale e camomilla extra dolce, capelli chiari dei provenzali. Allora, questo è uno shampoo che io avevo acquistato questo inverno, se non ancora prima, per Sofia per la piscina. Però era un flacone pesante, già nel borsone c'erano 200 cose, quindi poi alla fine ho portato un prodotto, un bagnoschiuma che le avevano regalato, non so se a Natale, boh, insomma, capelli corpo insieme, e questo l'ho usato un po' di più a casa, anche se non sempre. Un periodo l'avevo tolto dalla doccia e l'avevo messo nel mobiletto del bagno. Abbiamo cambiato mobiletto del bagno e questo andava a finire proprio dietro e praticamente me l'ero dimenticato. L'ho ricacciato questa estate, l'abbiamo usato tutti, l'ho portato pure al mare. È un buon prodotto. Inizialmente, quando l'ho provato la prima volta, non mi era piaciuto tantissimo, invece poi l'ho rivalutato. È adatto a capelli chiari, delicati. Io non ce l'ho chiari, non ce l'ho delicati, però ce l'ho un po' stressati, ce l'ho ricci, ce l'ho abbastanza grossi. Però ecco, Luigi e Sofia hanno capelli chiari e ci siamo trovati bene. È un prodotto anche abbastanza economico. Questo l'avevo comprato addirittura in offerta, penso sia ancora in offerta da quel sapone perché l'ho rivisto ultimamente. Ho pensato che ancora c'è sto shampoo. Mi pare costi 2-3 euro, non ricordo. Ve lo consiglio, sì. Cosmetico sostenibile, ti garantisce materie prime di qualità, filiera d'origine tracciata, dignità del lavoro, rispetto dell'ambiente, tutela degli animali, non è poco. È certificato dalla LAV. Il 98,9% degli ingredienti è di origine naturale o naturale, e qui c'è scritto appunto che c'è l'estratto di camomilla e succo di yacon cresciuto come miele vegetale. Carino, promosso. Bocciato questo shampoo che avevo, e questo balsamo che avevo preso sempre per Sofia per la piscina. La uso come cavia per testare prodotti che non conosco e non ho mai usato, e poi li provo pure su di me. Però con la scusa dico che sono per Sofia. Però veramente questo l'avevo preso per Sofia. È un prodotto che non mi è piaciuto per niente, neanche su Sofia. È un balsamo per capelli ristrutturante, per capelli sciupati, fragili e cuoio capelluto delicato. Quindi ho letto che era delicato per Sofia, ok. Olio semi di lino, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto per niente. Lo stiamo ancora terminando, ma lo metto qui perché ecco. Farò lo sforzo di terminarlo casomai al prossimo lavaggio. Non mi piace neanche l'odore. Non lo so, ho un cattivo odore, non mi piace e quindi bocciato. Promosso e bocciato, capelli. Dai capelli passiamo al viso. Vi mostro due prodotti. Un promosso è un regalo che mi ha fatto Martina questo inverno ed è un contorno occhi della marca Balea con vitamina E. E lo ha messo nel calendario dell'avvento che mi ha regalato quest'anno, fatto da lei. È un prodotto che mi è piaciuto tanto. Questo è vegan, come la maggior parte dei prodotti Balea. Mi è piaciuto tanto sia la profumazione che era abbastanza ricca, ma comunque non super pesante. Mi è piaciuto, quindi grazie Martina. Gli ingredienti non so se sono naturali, perché so che Balea non è super super naturale, ma l'ho comunque apprezzato molto. Una crema invece che non ho apprezzato è questa della Biolis Nature. Maggiolino, si è perso? No. Della Biolis Nature Green Selection, mandorla dolce, idratante viso 24 ore, manco mezz'ora. Nel senso non va bene neanche a nessuna ora della giornata per quanto mi riguarda. La profumazione è buona, mi ricorda proprio la linea alla mandorla, mi fa pensare a qualcosa che non ricordo, perché ho usato per la prima volta questa linea forse una volta che sono andata in Olanda. Portai con me bagnoschiuma e crema corpo, non ricordo, comunque profumazione buona, abbastanza intensa, è rimasta nonostante io l'abbia finita
finita mesi fa, ve la ritroverete in un altro video perché c'è il packaging di vetro. Voglio fare un video dedicato a tutte le creme viso che ho, che si trovano nella grande distribuzione, che sono in qualche modo eco-friendly, nel senso che hanno almeno il packaging di vetro e gli ingredienti naturali. Comunque la boccio qui, la boccerò lì, è una crema che sì, ok, ha una buona profumazione, è molto leggera, quindi forse adatta a pelli super grasse o a pelli molto giovani. Non è adatta al mio tipo di pelle, non idratava, poi la portavo con me, per un periodo l'ho portata con me in palestra. E vedo che quando faccio la doccia in palestra, dopo che ho lavorato, che ho sudato, forse quel sudore un po' salato, bla bla bla, vedo che la mia pelle ha proprio bisogno di una idratazione maggiore, ma anche di un nutrimento maggiore, e questa assolutamente no. Allora l'ho portata qua a casa, ma comunque sia non sono riuscita ad apprezzarla, forse abbinata all'olio della Nuxe, o qualche altro olio, qualche altra cosa, ma comunque non la riacquisterò perché è una crema che non mi piace. Costa poco e poco vale per quanto mi riguarda. Sempre opinioni personali, quindi promosso e bocciato viso. Ora passo a promosso e bocciato make-up. Ho finito e promuovo assolutamente questa Terra Caramel Doré dell'Avril, la colorazione Caramel Doré. È stata una buona terra, l'ho usata tutta fino alla fine, l'ultima parte. Mi si era rotta, però l'ho comunque conservata così in granuli, un po' rovinata, però ho comunque potuto utilizzarla e mi è piaciuta tanto. 7 grammi di prodotto, non mi ricordo il prezzo, ma comunque l'Avril fa dei prodotti buoni che costano relativamente poco. C'è cioè un'ottima, un po' come la Benecos, forse il costo questo è un po' più grande, però rapporto qualità-quantità-prezzo. È buono, è una buona marca certificata EcoCert, ce l'avevo da tantissimo tempo e sono riuscita a terminarla qualche mese fa. Invece un prodotto che non mi è piaciuto e mi dispiace tantissimo perché è un regalo che mi aveva fatto Titiana, ho provato ad usarlo in tutti i modi, ma niente, ormai ha un cattivo odore, quindi ho deciso di buttarlo via. E questo correttore, come vedete, non sono riuscita ad utilizzarlo tutto perché era super super secco, della marca Moskitas. Il colore era perfetto, quindi Titiana ci ha azzeccato, nel senso che il colore era proprio giusto per la mia carnagione, per il mio incarnato, il numero 02. Packaging di carta, quindi anche un prodotto ecosostenibile, mi ha fatto veramente tantissimo piacere riceverlo. Quando l'ho ricevuto sono stata contenta anche perché i correttori mi piacciono. Li uso molto di più come si chiama? Del fondotinta. Il fondotinta, lo uso poco, invece il correttore mi piace. Questo purtroppo era troppo secco, troppo denso, quindi andava a rendermi ancora più provata la zona del contorno occhi. Non sono riuscita ad apprezzarlo, anche se ripeto, il colore era buono. Ho provato anche a diluirlo un po' con una crema viso col contorno occhi, ma non sono riuscita ad utilizzarlo e quindi poi alla fine è scaduto e mi dispiace tanto. Tra l'altro i trucchi con il packaging di carta scadono prima, questo si sa, c'era scritto 12 mesi, ma penso sia durato meno. Quindi promosso e bocciato, make-up finito e promosso e bocciato. Poi per quanto riguarda il corpo, ho da mostrarvi due creme. La crema fluida corpo vellutante, questa l'avevo mostrata qualche anno fa, l'avevo penso provata una volta durante la prima quarantena, durante il periodo quello intenso di Covid. È una crema che costa poco, sono 400 ml di prodotto, si trova al Todis, una crema corpo fluida. C'ha l'olio di mandorle dolce, l'olio di argano, una buonissima profumazione, è veramente una buona crema, costa poco, come si chiama? L'inci è abbastanza semplice, niente di particolare, però mi piace anche il rapporto qualità-prezzo. Invece una crema che io mi trovo a bocciare è la crema corpo biologica aloe vera della Omia. Cioè, l'Omia che fa? Fosce certi prodotti, certe cantonate pazzesche, altri invece casomai ottimi, tipo il latte detergente viso buonissimo, ci sono anche altri prodotti, anche le maschere per i capelli mi pare che erano buone, insomma ci sono dei prodotti buoni, però altri proprio. C'era un prodotto che mi piaceva da morire della Omia Laboratoire, che non c'è più, era il più buono di tutti, era il bagnoschiuma all'iris, chi è che se lo ricorda? All'iris Florentina, c'era scritto Fiorentina. Era un bagnoschiuma pazzesco che io acquistavo tantissimi anni fa, 10
10 anni fa, probabilmente, e l'ho ritrovato praticamente in un post qui sul mio canale. Tra le varie cose c'è anche WordPress, se voi ci fate caso, cioè impare Instagram, Facebook e WordPress. E su WordPress ieri stavo tornando dal mare, abbiamo fatto la giornata di mare, mi è andato l'occhio su WordPress e ho detto fammi un po' vedere, perché c'avevo un blog dove scrivevo poco, ma scrivevo almeno un post al mese più o meno. E mi piaceva un sacco scrivere, l'ho riletto un po', mi sono emozionata perché quella è la me di 10 anni fa e c'erano cose veramente no, belle per me, mi è piaciuto rileggerlo e non era neanche male come erano scritte le cose. Mi dispiace che poi l'ho un po' abbandonato, forse lo vorrei riprendere un po' a scrivere. Non ero sta cima, sta grande scrittrice, però mi piaceva, ecco, comunicare le mie emozioni, il mio stato d'animo, i miei punti di vista. Ho notato che osservavo molto le cose, ho sempre fatto frullare tantissimo il cervello, sia a livello introspettivo sia per quanto riguardava le cose che mi circondavano, ed ero veramente solita scrivere. A parte il blog, ho sempre scritto tantissimo, ho quaderni pieni di robe scritte, di ragionamenti fatti, di cose che mi coinvolgevano, sia emotivamente, sia comunque da vicino, da lontano. E in uno di quei post del blog c'erano le cose che mi erano piaciute, erano un po' i primi promossi e bocciati del periodo, ma ancora non c'avevo il canale, non parlavo prettamente di cosmesi, qualcosa sì, ma neanche tanto. E c'erano i promossi e bocciati di un mese, non ricordo quale, c'era anche questo bagnoschiuma. Ho detto, oddio, è vero, esisteva questo bagnoschiuma, quanto era buono. E solo pensarci, la memoria olfattiva, boom, di colpo mi ha fatto risentire quell'odore nel naso e anche la sensazione che provavo quando utilizzavo quando sentivo quell'odore, no? Quindi vedi come le emozioni, gli odori, cioè tutto è collegato, tutto è diamo a tutto enfasi in base alle emozioni. Casomai ecco gli odori, le situazioni, sono tutte quante in qualche modo, in base a come noi le ricordiamo, al ricordo che ne abbiamo, all'effetto casomai che abbiamo su di noi, come sono legate alle emozioni. È come appunto quello che è legato alle emozioni, poi a ricordarlo ci riporta all'emozione stessa. E appunto risentire, riprovare a pensare a quell'odore, a sentire quell'odore mi ha riportato a quel periodo ed è stato proprio quasi scioccante vedere come è potente la memoria olfattiva e come sono potenti le emozioni e i ricordi. Vabbè, dopo sto pippone, sto viaggio che mi sono fatta col cervello, questa crema, ripeto, l'ho mia laboratoire, che invece non mi è piaciuta, anche se la profumazione mi piace tanto, perché vedo che anche quando rimane sui vestiti, casomai ho utilizzato una maglia o un qualcosa dopo aver messo questa crema, il giorno dopo vedo che la maglia è ancora pulita, la posso rimettere ancora una volta e ci sento questo odore, mi piace da morire, cioè è un odore che mi piace tantissimo, mi fa pensare un po' all'estate, al mare, però purtroppo la formulazione è un po' troppo asciutta, nel senso che si spalma bene, da una parte è anche comoda perché si asciuga facile, però non è sufficientemente idratante. E quindi la metto tra i bocciati, anche se è più nì, perché poi alla fine devo dire, quando era quasi finita l'ho quasi rivalutata, quindi promosso e rimandato a settembre. Ci rivediamo a settembre. Per le mani, anche qui due nì. Allora, questa è una crema mani CN della linea Tropical Summer che mi ha regalato Martina, me l'ha fatta provare. Manda sempre dei sample, mi fa provare un sacco di cose, Marti. Grazie. Mi è piaciuta la profumazione, era leggera, questa diciamo che è più promossa che bocciata, però comunque non era super idratante per le mie mani, però mi pare che l'ho utilizzata, non mi ricordo se me l'ha regalata l'anno scorso al compleanno, forse l'anno scorso al compleanno, e diciamo che l'ho apprezzata, ma avevo bisogno di qualcosa in più, comunque per l'estate perfetta. Invece questa crema, questa mi sa che me l'hanno regalata, ma non mi ricordo. Questo inverno, vabbè, comunque della Bioniche, quindi non è neanche naturale, è senza comunque conservanti, profumo e senza glutine, se può interessarvi, crema nutriente mani per pelle secca, ex erotica, non ha un inci buono, assolutamente, c'è di sodio e DHA, c'è di tutto qua, insomma non è una buona, non è un buon inci se stiamo parlando di inci naturali.
La formulazione era molto appiccicosa, quelle creme super glicerinose, non so se c'è stata la glicerina ai primi posti, infatti acqua glicerina, super glicerina, quindi non si assorbiva mai, rimaneva unta, però per le mani secche era super nutriente, perché comunque la glicerina per le mani secche è un tocca sana, però ecco non l'ho apprezzata perché era troppo pesante, soprattutto messa di sera, poi andavo nel letto con le lenzuola, una cosa appiccicosa, insomma non la promuovo, promossa e bocciata diciamo. Mani. Poi, ultimo ma non per importanza, anzi ci tengo tanto a mostrarvi queste cose, sono lo slip. Questo mi sa che l'ha colorato su, non so, c'è come si chiama, il pennarello viola rosso. Cioè, è uno slip per ciclo mestruale e questo è un assorbente lavabile. Questo l'ho comprato a Livorno nel DM insieme a Martina. Ho scelto la taglia numero 2, c'era anche una pochettina dove poterlo riporre. E sì. E invece questo qua mi è stato regalato da Inge, la moglie di mio fratello. E ha detto: "Guarda, provalo, mi ci trovo molto bene, so che tu eri interessata agli slip perché parlando, no, anche lei usava questi prodotti, anche lei ci tiene a queste cose". E l'aveva provato, si era trovata bene, mi ha dato una taglia M nera per flusso moderato. È carina perché ha le bande laterali trasparenti, quindi anche un po' particolare, non è il mutandone de nonna Lucia, ma che non ce l'ho, una nonna Lucia però per dire, un nome antico, Lucia, Sofia, Maria, questi nomi d'altri tempi che sono molto molto belli, mi fanno pensare alle nonne. E, quindi non è il mutandone, è a vita alta, e preferisco a vita alta, però ha l'elastico in vita troppo stretto. Pur essendo una M, comunque mi dà fastidio, quindi soprattutto nei giorni che ho il ciclo, che ho le mestruazioni, comunque i primi giorni soprattutto mi si gonfia, no? Il ventre, ho la pancia più gonfia, quindi sentirmi questa morsa stretta proprio sull'addome, sulla parte alta, mi dà fastidio, però allo stesso tempo preferisco uno slip, una mutanda un po' più tosta durante il ciclo in modo da sentirmi più sicura, soprattutto di notte, perché io di notte uso gli assorbenti normali. Questa comunque la promuovo, non è vegana, ha detto mi dispiace, non è vegana perché l'interno è in lana biologica. È stato disegnato in Australia, è stato formulato, diciamo, ideato in Australia, fatto in Cina, e diciamo che mi sono trovata benissimo e l'ho usato, mi sono trovata bene. Dopo il lavaggio mi è sembrato più stretto, forse mi sono allargata io, e quindi ecco, gli altri cicli, diciamo, non l'ho usata sempre perché appunto mi dava fastidio, la sentivo un pochino troppo stretta. Comunque promossa della marca Modibodi. Better support, better protection, better life. Invece questo non mi è piaciuto, l'ho provato e non mi è piaciuto perché si muove in continuazione, giustamente non avendo la parte adesiva, è come i vecchi assorbenti dei 100 anni fa e quindi ecco si muove, non mi sento sicura, mi dà fastidio, ecco, soprattutto di notte, è improponibile come tipo di prodotto per me. C'è appunto i bottoncini, ma se lo chiudi troppo largo, ecco, scivola via, se lo chiudi troppo stretto lo slip fa così e quindi non lo trovo una buona idea, almeno questo, non so se ci sono altri migliori. Potrebbero mettere, non so se già esiste, casomai, quelle bande tipo di gomma, no? Di silicone, di gomma che in qualche modo fanno attrito con lo slip in modo da mantenerlo fermo. E probabilmente anche sarebbe anche più confortevole da utilizzare, quindi io questo lo boccio, troverò il modo di usarlo casomai quando ho il flusso un po' più leggero gli ultimi giorni o non lo so. E niente, promosso e bocciato per quanto riguarda il ciclo mestruale. Il mio video dei finiti, promossi e bocciati di tutto quanto il corpo finisce qua. Ci vediamo al prossimo video, che probabilmente sarà il video dei prodotti finiti ancora una volta. Troverò un escamotage per renderlo più interessante e ci vediamo presto. Grazie per i like, grazie per gli nuovi iscritti, grazie per i commenti. Vi do un bacio grande. Ciao, al prossimo video.